Ciao a tutti i nostri amici di Project Nerd, siamo qui in compagnia di Lorenzo Scatolin, che è un grandissimo doppiatore italiano. Tanto per fare qualche nome, ha doppiato Sanji di One Piece, non so. Benvenuto. Grazie, molto gentile. Benissimo, allora, è più bello doppiare personaggi reali o tratti dalle serie animate? Sono belle entrambi, diciamo, entrambe le cose, sono diverse, l'approccio è un pochino diverso. Per quanto riguarda gli anime puoi usare più la fantasia, sì. Puoi spaziare un pochino di più e invece per quanto riguarda l'attore in carne e ossa tendenzialmente cerchi di seguire il suo modo di recitare, insomma le sue particolarità. Ecco. Sei un po' più, diciamo che siamo un po' più legati quando si fa un personaggio reale a rassomigliare poi all'attore, alle sue... L'essere figlio d'arte, come ha cambiato le tue scelte professionali? Non le ha cambiate, nel senso, cioè, sicuramente è servito, nel senso che io ho cominciato fin da piccolo, insomma, a lavorare nell'ambito del doppiaggio, della pubblicità, dei piccoli spiccheraggi. Però poi ho preso una deriva tutta mia e ho interrotto per parecchi anni e poi in realtà il destino ha voluto che ricominciassi e quindi e sono contento che abbia voluto così. Cosa ti ha fatto ricominciare a doppiare? Cosa è stata la cosa che ti ha fatto tornare a doppiare? Principalmente il fatto che non mi piaceva quello che stavo facendo. Ero uscito totalmente dal mondo dello spettacolo, diciamo. E per un insieme di concause sono riuscito a ricavarmi dello spazio per andare a scuola, per studiare, per frequentare una scuola di teatro a Milano e da lì poi, anche se ero già abbastanza grandino perché ho ricominciato che avevo 26 anni abbondanti, però poi ho ripreso, insomma. Tu cosa consigli a chi vuole iniziare la carriera da doppiatore adesso? È una bella domanda. Io sento molto spesso ragazzi che dicono il mio sogno è quello di fare il doppiatore, quello di recitare, però poi alla prova dei fatti, quando si tratta di dimostrare anche con la fatica, con lo studio eccetera, che effettivamente è un sogno, alla prova dei fatti cadono molto spesso questi ragazzi, per cui di lanciarsi anima e corpo e di farlo con dedizione assoluta se veramente lo si vuole fare e soprattutto di ricordarsi che è un mestiere che non tutti possono fare, bisogna comunque avere un minimo di capacità, esatto. Un'ultima domanda, magari te l'hanno già fatta altre volte, qual è il personaggio che hai sentito più tuo di quelli che hai doppiato e quello che invece lo vedi più lontano dalla... Allora, guarda, sono una persona fortunata, credo, perché la stragrande maggioranza dei personaggi che faccio, anche quelli che possono sembrare più sciocchini, tra virgolette, mi divertono e quindi li faccio, li doppio tutti con grande passione e grande amore. E quelli che non mi sono piaciuti ce ne sono stati, ma non l'ho fatto in passato e non lo farò neanche adesso, non dico quali sono perché non sarebbe carino, però ce n'è stato più di qualcuno anche, sì. Pochi però per fortuna. Perfetto, allora noi ti ringraziamo, dato che io sono una grandissima fan di Sanji, ci saluteresti come saluterebbe lui i suoi spettatori? Va bene ragazzi, saluto tutti quanti, mi raccomando la cena è pronta in tavola, quindi tutti quanti seduti pronti a mangiare, d'accordo? A tavola! Ciao! Ciao, grazie mille, è stato un grande piacere, un grande onore.